Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Continuiamo con la parte numero 8. Entriamo nell'ambiente lamiere. Selezioniamo il piano XY ed entriamo nello schizzo posizionato. Prendiamo il comando rettangolo al centro e disegniamolo, concentro sull'origine. Inseriamo i vincoli dimensionali. Dopo aver isovincolato il profilo, usciamo dallo schizzo. Andiamo nel comando parametri, per stabilire lo spessore ed il raggio di piegatura della lamiera, altrimenti i comandi non saranno funzionanti. Ora possiamo andare sul comando parete. Selezioniamo lo schizzo e verrà inserito lo spessore che precedentemente abbiamo impostato sul parametro. Andiamo sul comando parete su spigoli. Selezioniamo gli spigoli dei lati più lunghi e invertiamo la posizione, inseriamo l'altezza. Nella modalità di disimpegno, inseriamo l'opzione monodirezione e confermiamo con invio. Selezioniamo la parete appena realizzata ed entriamo nello schizzo posizionato, nell'opzione tipo, inseriamo punto di proiezione e clicchiamo sul punto, nell'angolo della parete, in maniera da posizionare il sistema di riferimento. Realizziamo il profilo. E successivamente lo vincoliamo. Usciamo dallo schizzo, andiamo sul comando sagomatura, tipo standard, e selezioniamo l'opzione, fino all'ultimo elemento, in maniera da effettuare la tasca su entrambe le pareti. Con il comando raccordo, raccordiamo gli spigoli di entrambe le tasche. Selezioniamo la faccia superiore ed effettuiamo uno schizzo posizionato.
Realizziamo un rettangolo su centro, inseriamo le quote. Usciamo dallo schizzo. E facciamo una sagomatura, tipo tasca, in maniera da poter inserire la profondità. Andiamo nell'ambiente generative shape, e con il comando riempimento selezioniamo i quattro spigoli, per creare una superficie di chiusura. Inseriamo il materiale, alla lamiera, e dalla superficie appena creata. Abbiamo completato la parte. Se il tutorial vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, per rimanere aggiornati, per le uscite dei prossimi video.